Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, che cercherà di offrirvi un simbolo di libertà attraverso uccelli che volano comunemente nei nostri cieli. Approfondiremo la famiglia dei gabbiani, gruppo particolarmente abile e intelligente. Dalle tante specie, alcune ormai cittadine e diventate come rapaci, utili all'equilibrio della fauna. Se ci mettiamo un po' di attenzione, possiamo anche riconoscerle e apprezzarle. Sigla. I gabbiani rientrano nell'ordine dei caradriformi, uccelli quasi esclusivamente marini, e alla famiglia dei laridi, sottofamiglia dei larini, che nel mondo comprendono 53 specie, mentre in Italia ne ospitiamo 21. Sono esseri socievoli, le cui tonalità di base sono il bianco e il grigio, e tra loro le differenze risaltano nei colori della testa e delle zampe. Misurano in media 29 cm fino a 67, a seconda della specie, e possono pesare fino a 120 grammi. La durata della loro vita varia dai 10 ai 15 anni. I nidi di solito sono posti a terra, ma a volte anche sugli alberi, su scogliere o su erbe galleggianti in zone paludose. Le femmine di norma depongono 3-4 uova alla volta. Non è difficile che due femmine depongano nel medesimo nido. Le uova vengono covate dai due genitori, che si alternano e si schiudono dopo poco più di 3 settimane. Trascorsi 6 giorni, i pulcini sono già pronti per camminare e dopo poche settimane volano. I laridi sono gabbiani costieri. Le specie che vediamo al largo non amano la vicinanza umana. Tra loro sono tutti molto socievoli e obbligano i piccoli a essere autonomi con severe lezioni. Al momento del volo, i genitori fingono di andarsene e i piccoli piangono disperatamente finché si decidono a volare per raggiungerli. Gli habitat e gli ambienti usuali dei gabbiani più conosciuti si sono modificati nel tempo, sempre a causa dei nostri errori. Per la presenza dei loro antichi cibi, le coste marine sono i luoghi più naturali per tutte le specie, ma l'espansione verso l'interno li ha adattati ad argini di fiumi con cibi e umidità analoghe. Ed è logico che anche invasi in pianti artificiali con acque profonde non siano per loro molto diversi. Allo stesso modo valgono le acque interne di laghi ricche di pesci. Il loro opportunismo con gusti alimentari variabili li ha fatti avvicinare a discariche e i mondezzai, dove si gettano a capofitto nei nostri scarti, trovando davvero di tutto, e sono finiti nelle città, ancor più vicine a noi, dove un incredibile spreco e altri vantaggi li hanno stabilizzati sui tetti delle nostre case. Questo tipo di espansione e la loro abilità a non perdere nessuna occasione ha fatto sì che il cibo disponibile fosse sempre più abbondante. In mare e in acque diverse i pesci che affiorano sono prede facili, come l'aguglia che salta fuori in superficie per prendere formiche volanti. Nelle rive basse, per i gabbiani sono appetibili anche le stelle marine, esseri apparentemente coriacei. Anche gustosi crostacei, come granchi, scampi e gamberetti, sono a portata di becco e negli stessi luoghi a poca profondità abbondano i molluschi, vongole, arselle e canolicchi. Lo spostamento verso l'interno ha fruttato topi e piccoli ratti, attività per noi utili quindi. La stessa predazione apparentemente crudele di colombi ha fruttato una selezione salutare in tali uccelli, che non presentano quasi più esemplari malati, monchi o semiciechi. Le uova non mancano, soprattutto quelle di specie sovrabbondanti, e il collegamento con i mondezzai e i luoghi di scarto fornisce alimenti biologici, come lische, carni avariate, prodotti mangiabili per noi scaduti. Ma in qualsiasi caso e luogo di periferie o campagne, ci sono sempre animali morti, abbondanti vermi di terra, insetti di una certa mole e panciuti, compreso quel cibo indispensabile, universale, che sono le lumache e le chiocciole. Anche con queste specie è nata l'abitudine, sempre da sconsigliare, di volersele fare amiche, offrendo loro del cibo. Abituate come sono a tutto, subiscono pochi scompensi alimentari, ma si crea un'abitudine che può diventare facilmente una pretesa, una confidenza che spinge a posarsi sui tavolini dei bar. Si è verificato che un gabbiano, indispettito da un rifiuto, abbia beccato un ragazzo e sia poi stato ucciso per vendetta dei suoi amici.
Anche di notte, con le luci di città, si danno il cambio per cacciare qualunque specie e sono molto chiassosi. I loro canti, le grida d'amore e i vari richiami a volte somigliano a un pianto. Ora aprono i sacchetti dell'immondizia e minacciano piccoli animali domestici. Anche se nella città difficilmente corrono dei rischi, sono fraintendimenti destinati a peggiorare. Con l'aumentare del loro numero, ormai considerati invasivi, per evitare metodi più drastici si è pensato di utilizzare dei dissuasori, con richiami di aquili o di falchi. Sono anche intervenuti specialisti e falconieri, con rapaci ammaestrati, la cui presenza in alcuni casi ha prodotto l'allontanamento dei cosiddetti intrusi. Ma non è stato per paura, soltanto per una questione di gerarchia tra le specie di uccelli e per raggiungere un posto per loro più tranquillo. In città conoscono tanti nascondigli, sono molto veloci e allenati a fare anche 70 km al giorno. Solo altrove potrebbero essere minacciati dai loro nemici naturali. Ad esempio, tra questi, il ghepio, che vive nelle campagne e nelle periferie, l'astore, che cattura le sue prede fuori dalla città, allo stesso modo il nibbio, così il falco pellegrino, usato anche dai falconieri, e ancor più l'aquila reale. Ecco perché i falconieri possono cogliere i gabbiani di sorpresa, anche se il problema viene spostato in altre città. La notte anche il gufo riesce a cacciare i gabbiani, ma non troppo distante dall'abitato, possibilmente in luoghi privi di illuminazione. Vediamo di avvicinarci alle specie italiane che vivono abitualmente intorno a noi o nel nostro mare, anche per imparare a riconoscerle, cominciando dal gabbiano comune. In alcune zone è migratore, fa il nido tra le erbe. Il verbo che indica il suo verso è creire. Le sue uova sono beige, con macchie tondeggianti marroncine, più radie verso la sommità. Ha le zampe rossastre e cambia i suoi colori in base all'età e alla stagione. Molto furbo, si sposta nei campi appena arati per scovare vermi e altri animaletti. Per noi il riconoscimento avviene a partire dalla testa, che in estate è marrone scuro. Il collo è bianco, il becco marrone rossastro, la coda nera. In inverno la testa è bianca con un punto nero sulla tempia, il becco ha la punta nera. Il gabbiano corso, molto raro, fa il nido in una buca riempita di erba. Le sue uova sono chiare, con ampie macchie grigie e macchioline beige marroncino. È considerato il più bello, non ama la presenza dell'uomo e vive sulle coste, su isolette e scogliere esclusivamente nel Mediterraneo. Si nutre quasi completamente di pesci. Come tecnica di pesca si immerge fino al collo sott'acqua. Si trova specialmente in Sardegna e in Toscana. È protetto dalla legge per la sua rarità e bellezza. La testa è bianca, il collo bianco, come il resto del corpo. Le zampe sono grigie. Il becco, caratteristico, è solitamente a tre colori: rosso scuro, nero e giallastro. La coda è nera. Molto bello è anche il gabbiano corallino. Le uova possono essere grigio-verdastro oppure chiare con macchie grigio scuro, più o meno grandi. Vive nelle lagune ampie dove nidifica e convive con migliaia di individui. A volte si aggrega al gabbiano comune. I suoi alimenti sono frequentemente rifiuti, scarti della pesca e avanzi umani, nonché prede rubate ad altre specie. La testa è nera, come il collo, il becco rosso violaceo, sopra e sotto l'occhio ci sono due segni bianchi. La coda è bianca e le zampe hanno lo stesso colore del becco. Il caratteristico cappuccio nero è comunque presente solo durante il periodo dell'accoppiamento. Nelle città si sono insediati soprattutto gabbiani poco timidi, più forti e massicci, in possesso di una notevole sicurezza. Il gabbiano reale nordico, Larus argentatus, fiero ed elegante, si distingue soprattutto per il colore rosa delle zampe. D'inverno presenta molte macchioline nere sul piumaggio bianco. Difficilmente segue i bordi di laghi o di fiumi interni, ma in inverno veleggia, specialmente sulle coste dell'Alto Adriatico, e raggiunge la Sicilia. La testa e il collo sono bianchi. Il becco è giallo con una macchia laterale rossa. Lo sguardo è acuto, intelligente. La coda è nera, a tacche bianche. Osserviamo bene il particolare che lo distingue dalla prossima specie, come ho già detto molto simile, il colore rosa delle zampe. La specie quasi identica a lui è il gabbiano reale, Larus michaelis, specie grande e robusta che arriva quasi a 60 cm di altezza
e 1,40 m di apertura alare. È confondibile in tutto con la specie precedente. Come avete visto, anche le uova si somigliano. La macchia rossa sul becco è identica. Si tratta di una sorta di stimolatore. Beccando quel punto con insistenza, i pulcini possono indurre gli adulti a rigurgitare del cibo. Memorizziamo questo importante dettaglio. Le sue zampe sono del tutto gialle. È anche detto infatti che abbiano zampe gialle. Possiamo ancora esaminare alcune specie occasionali che non possono dirsi stabilizzate. È interessante il gabbiano di Sabine, apparentemente simile al gabbiano comune. Ha diversi minuscoli colori. L'occhio è circondato da un anello rosso, anche l'interno della bocca è rosso. Il becco è nero con la punta gialla e la coda nera con molte macchie bianche. Nidifica in un'isola della Norvegia e può trovarsi in Canada, Alaska e Groenlandia. Il gabbiano glauco presenta le ali laterali più scure del solito grigio. Durante gli accoppiamenti schiarisce quasi del tutto. Per carattere sta sempre accanto ai suoi piccoli e li protegge. Vive in molte zone della Cina, ma anche nell'area boreale del nord, Norvegia, Finlandia, eccetera. Il gabbiano tridattilo, come indica il suo nome, presenta tre dita, come le anatre. Gli manca infatti il dito posteriore, ma non sempre. Vive in mare aperto, dove i venti possono essere violenti, ma lui li regge egregiamente con abili manovre e spettacolari giravolte, arrappandosi anche a roccioni con sporgenze per fare il nido. La specie si può trovare sulle coste del Canada, ma anche in Islanda, in Groenlandia, fino alla zona artica della Russia. Il gabbianello è una graziosa specie, oggetto anche di storie per ragazzi. Migratrice, si trova anche nel Mediterraneo, in Marocco, Africa occidentale e zone limitrofe. Da noi frequenta alcune regioni, ama i laghi costieri e le paludi, le foci e i porti, insomma le acque raccolte con dei canneti. D'estate ha la testa nera, piume grigie e ali scure, con un po' di tinta rosata sul petto. In Europa è la specie più piccola. D'inverno la testa ha una porzione grigio scuro e ridotta, per il resto bianca o macchiettata. Vola con eleganza e si tuffa per catturare pesci. Si nutre anche di alghe e di semi. Cari amici curiosi della natura, i gabbiani fanno parte di quelle specie che si sono avvicinate all'uomo. Se voi volete avvicinarvi all'uomo in erba, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Riceverete notifica delle puntate e vi unirete a noi. Grazie a tutti. Ciao!